Una scuola aperta al territorio, una scuola nella quale l'obiettivo principale è quello di stare insieme nel rispetto delle regole, apprendendo le nozioni basilari per essere degli uomini in futuro. Open Day nella scuola Enrico Solito di Gera, diretta da Crizia Nobile, una scuola, una piccola realtà dove, lo ha ribadito lo stesso dirigente scolastico, è nata una famiglia. Che il nostro obiettivo è quello di fare conoscere l'Enrico Solito in vicinanza di quelle che saranno le iscrizioni per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, perché noi siamo un circolo didattico. Chiaramente siamo contenti, abbiamo avuto, come negli anni passati, una larga partecipazione dei genitori. Sono venuti in tanti. Questo significa che i genitori sono attenti, è un passo importante. Il momento dell'iscrizione, sia per la scuola dell'infanzia, perché il bambino quando si iscrive alla scuola dell'infanzia è il primo nucleo sociale che conosce rispetto alla famiglia, e quando si iscrive poi in seguito alla scuola primaria, diciamo che invece è il primo passo di quello che sarà, di quello che diventerà, di quello che è il suo futuro lavorativo. La scuola Enrico Solito rappresenta un presidio costante per studenti e genitori. Noi cerchiamo sempre di lavorare sull'innovazione, sulla progettualità, sui laboratori. La nostra didattica è di tipo laboratoriale. Le nostre classi che sono fornite di LIM, i bambini hanno i tablet, sono, diciamo, al passo con i tempi, perché la scuola non può essere distante di quella che è la realtà. Oggi tutti quanti hanno il telefonino, vanno su internet. Immaginate una scuola che ancora sa solo insegnare a leggere, a scrivere, a far di conto con la matita e la penna. La scuola deve insegnare a fare tutto questo in modo più veloce. Si deve poter fruire di internet, bisogna che i bambini apprendano in modo divertente, facile, veloce, attraverso tutti gli strumenti innovativi che la scuola può dare.